Ciao amici, siete spesso stressati o sotto pressione? La mia pressione di solito è nella norma 80-120. Non parlo di pressione arteriosa, ma di quando ci si sente schiacciati. Lavoro, famiglia, scuola, imprevisti, notizie negative possono generare stress. Un po' di tensione nei momenti opportuni è utile e fisiologica, ma se diventa costante può avere effetti negativi anche sulla bellezza del viso. Come? Vediamo insieme 6 cose che succedono al viso sotto stress e come evitarle. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. 1. Pelle grassa. Quando si è agitati, anche la sudorazione aumenta e la pelle si fa grassa e untuosa. Sebo e sudore sono difese automatiche dell'organismo, ma non sempre piacevoli. 2. Invecchiamento precoce con il cortisolo. Le ansie incrementano la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Il cortisolo, liberando i radicali liberi, accelera il processo di invecchiamento cutaneo. Quindi, benvenute tecniche antistress, soprattutto la meditazione mindfulness. 3. Microscosse. I pensieri non viaggiano solo nella nostra mente, ma hanno anche effetti fisici. Ogni pensiero dà origine a impulsi elettrici che dal cervello percorrono i nervi. Nei momenti di stress, queste microscosse aumentano in intensità e quantità, contribuendo all'invecchiamento della pelle e alla formazione delle rughe. 4. Irrigidimento muscolare, restringimento dei vasi sanguigni, capelli fragili. Quanta roba! Le ansie determinano un irrigidimento muscolare che a sua volta restringe i vasi sanguigni con un minore apporto di ossigeno e sangue ai tessuti cutanei. Che catena di Sant'Antonio! Sì, e non finisce qui. Il minore apporto di sangue ha effetti non solo sulla carnagione, ma anche sui capelli che diventano più fragili, sottili e tendono a cadere prima del tempo. 5. Ripartire da se stessi significa concederci spazi di relax e libertà, curare il corpo, coccolarci. Non sempre possiamo eliminare lo stress, ma possiamo agire su di noi, ad esempio con la mindfulness, che è molto efficace contro lo stress. Vi ricordo che tengo corsi di mindfulness, trovate il link al mio sito in descrizione. Ma cosa devo fare per la bellezza del mio viso? Semplice, con la tecnica naturale al 100% per ringiovanire il viso, senza chimica né chirurgia. 10 anni in meno in poco tempo, vi sembra poco? Se vuoi approfondire questo argomento e sapere come farti seguire da me per avere i massimi risultati senza commettere i classici errori del fai da te, clicca sul link in descrizione e scopri il mio programma dedicato. Ed eccolo il regalino di oggi, il PDF. Lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto o dalla piccola i qui in alto. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.